Quindi questa volta vedremo questi punti, cioè l'idea di fare questo stasera. Non faccio niente, non vorrà di niente. Allora vedremo l'elemento, cioè cos'è l'antenna, quali sono le caratteristiche. Le luce. Ovviamente luce. Quali sono le tipologie, se parlate antenne, ma i termini, i modelli, le cose che uno deve riuscire a collegare, quello che si parla, quello che si vuol dire. Altrimenti se deve parlare in inglese con uno che parla tedesco è diventato un in bianco, non capisce assolutamente niente di altri due. Poi vedremo un attimo, oltre alle varie tipologie delle antenne, in particolare delle antenne per microonde. Perché? Perché io non sono un uomo HF, mi sono un uomo microonda. Quindi a tutto questo oltre 30 mega mi sta bene, perché sotto lo considero corrente continua. Molto facile da fare, molto facile da simulare, ma siccome lo mettere sempre perché a casa mia non posso mettere antenne grandi in condominio, questo qua è il danno. Questo è giusto per fare un po', ma resta da vedere tutto. Poi, con il successivo, alcune misure, quelle più importanti, quelle più significative, e dopo un brevissimo cenno su quanto c'è la propagazione elettromagnetica. Se volete cominciamo. Allora, innanzitutto l'elemento antenna. Diciamo elemento perché in realtà è una parte, non è tutto. Allora, cosa fa l'antenna? L'antenna converti, cioè irradia. Noi non siamo irradiati, in realtà è una conversione. Elettroni, campo elettrico, in fotoni, quanti di energia. No? E viceversa. Nell'immagine qua sotto, stavolta sono a terzalo, c'è un piccolo dipolo e bisogna considerare questo dipolo nel momento in cui viene applicata una tensione di frequenza e quindi viene provocata una corrente tra una due frequenze. All'inizio vede che la tensione è massima perché applica una tensione, ma siccome il dipolo è un elemento che deve propagare gli elettroni, la corrente è su zero. Immediatamente dopo la corrente tende a riempire, ad aumentare, e la corrente diventa massima quando i due punti fa contatto, cioè le cariche positive e negative, i due poli, il più e il meno, cerco di stare in termini molto semplici, se congiungi, e in quel momento, quando va in cortocircuito, ovviamente la tensione è zero. Risultato viene prodotta la prima onda elettromagnetica. Successivamente la cosa si ripete e questa si allontana sopra di più. La distanza di questo qua viene misurata nei parametri che vedremo dopo, ma in realtà tutto questo qua avviene rapidissimamente. La velocità con cui la tensione e la corrente cambia sull'antenna è ovviamente la tensione e la corrente prodotta dal campo di frequenza, cioè la frequenza che noi applichiamo a quell'elemento radiante. Dico di polo, ma in realtà non è. Di polo solo perché in quel momento è formato da due poli, uno più o uno meno. Ok? Cosa irradia? Abbiamo detto che l'antenna irradia correnti che cambia e cariche accelerate, tutte nel tempo. Cioè in pratica trasforma tutto questo qua in una specie di una sorta di una cannonata di energia. Quindi cosa in fondo dell'antenna? Vuol dire c'è una struttura che viene associata con quella della regione di transizione fra un'onda guidata all'interno di un cavo e quello che è lo spazio libero. L'antenna quindi è un trasduttore, tutti gli effetti sono equivalenti con l'altoparlante. Noi applichiamo una tensione alla bobina dell'altoparlante, la vibrazione prodotta dalla modifica della posizione del collo della membrana dell'altoparlante provoca delle onde sonore che noi captiamo. Quindi l'antenna è un trasduttore. In quest'altra immagine, vedete la stessa cosa di prima, riprodotta in maniera più semplice, in cui la linea di trasmissione è sulla linea costante. Quando la linea di trasmissione si apre, attenzione che in questo caso viene indicata una linea allargata, cioè la cosiddetta tapered, in inglese vuol dire affusolato. No? L'abbiamo fatta così per darvi un'idea che qualunque tipo di antenna potesse essere quella. Cioè noi allarghiamo la linea per farla diventare non più una linea ma qualcosa d'altro. Si forma queste, diciamo così, ellissi piegate, che se molto piegate all'inizio vicino all'antenna, dopodiché quando le si allontana, questa è la prima transizione, no, della regione dell'antenna, quando le si allontana diventa delle onde praticamente parallele. Dopodiché c'è una nuova regione di transizione dove queste onde parallele voi dovete vederle come catturare e riportare all'interno riproponendo il meccanismo che le ha generate al contrario, cioè il fatto che arriva quest'onda sui due poli dell'elemento ricevente riproduce una tensione di conseguenza una corrente che avrebbe di conseguenza
riportella il tutto al vostro circuito. Complicato, però vero. Noi ci domandiamo come che fa l'antenna a irradiare l'energia, no? Normalmente. In realtà, come abbiamo visto prima, sono lo sviluppo delle correnti e delle tensioni. E come tutti sanno dalle regole dell'elettromagnetismo, qualunque corrente alternata provoca un campo elettrico, e qualunque campo elettrico provoca un campo magnetico, la famosa regola delle tre dita, tutti dovessi ricordarsela, no? Ok? Per chiarezza, i campi elettrici e magnetici in campo radio, definiti come campo elettrico E, campo magnetico come H. H in questo caso vuol dire orizzontale, vuol dire campo magnetico. Ok? Questi campi, come abbiamo visto prima, si modificano nello spazio, soprattutto vicino all'antenna. Cioè, nei campi, cioè nella zona in cui si trova entro 2 lambda dall'antenna, per definizione della fisica dell'elettromagnetismo, si chiama campo near field, campo vicino. Qualunque antenna entro i 2 lambda, all'inizio qualunque misura che fa una misura del tipo campo vicino, non fa una misura completa. Quindi occhio a far misura, per esempio in onda corta, a un momento di polo per i 40 metri, devi andare almeno a 80 metri per fare le misure, perché altrimenti misura tutto altro. Perché? Perché i campi che si modificano nello spazio vicino all'antenna si stabilizza solo dopo aver superato quella zona, passando una distanza più grande, ed è il famoso far field, campo lontano. Il far field è considerato tale, questa è una legge fisica, con questa formula qua, 2 volte D al quadrato su lambda, dove D rappresenta la dimensione maggiore dell'antenna. Quindi vuol dire che se uno da un dipolo da 1 metro, la distanza è quella che trasmetti a una frequenza assurdo di 1 metro di lunghezza d'onda, e devi fare il quadrato di 1 metro volte 2 diviso 1 metro. E lì è il punto di presentare la dimensione maggiore dell'antenna. Se quindi voi aumentate la dimensione dell'antenna, il vostro campo vicino non è più tanto vicino, se allontano è sempre un campo vicino. Vedrete dopo che il campo cambia anche a titolo di simulazioni, di calcoli, eccetera, sono robe diverse. Noi comunque lavoriamo sempre sul campo lontano, purtroppo. Ok, con gli esempi si parla i parametri dell'antenna. Beh, questo lo sa tutti: guadagno, apertura, direttività, anche se non tutti li usa. Poi esiste un parametro che è la resistenza di radiazione, che si usa, diagramma di radiazione, molti lo conosci soprattutto dall'altra volta che abbiamo visto come il computer calcola il diagramma di radiazione, ovviamente un parametro fondamentale dell'impedenza dell'antenna, e ovviamente dal punto di vista della comunicazione è molto importante il parametro della polarizzazione. Ok? Vediamo subito il primo, il guadagno. Cosa vuol dire guadagno? Cioè, ovvio. La concentrazione dell'energia in una particolare direzione rispetto ad una sorgente isotropica che radia, quindi isotropico che radia in modo uniforme e costante. L'esempio classico è la lampadina. Il bulbo della lampadina è isotropico, cioè manda la luce da tutte le parti, a meno che non c'è una lampadina speciale che l'ha argentato da sola, messo qualcosa da sotto, allora anche fanno degli effetti dove la luce non va più isotropicamente parlando su una sfera, ma in una direzione particolare. Tutte le nostre antenne, le se riferisci a un qualche cosa che va a paragonarsi all'isotropico, ma non è isotropico, perché nessuna antenna, se non quella ideale, è isotropica. Un altro parametro che poco occuperemo è l'apertura, però se vuoi chiedere la larghezza di banda dell'antenna, in realtà, del lobo della radiazione, più che altro, che è l'angolo sotteso tra 2 punti dove la potenza si riduce della metà. Cioè noi spariamo con un'antenna, dalle HF alle microonde, concetto sempre uguale, se la potenza di 10 watt, 10 dBm, anzi chiamiamolo 10 dB in centro, dobbiamo calcolare dove sarà l'angolo in cui la potenza per 10 scende a 7 dB, cioè si riduce della metà di potenza, 3 dB vuol dire 50%, un logaritmo. Quindi questo è uno dei parametri. Quindi un'antenna che ha un'apertura stretta è un'antenna molto direttiva, perché vuol dire che a 3 dB, cioè la perdita di potenza è molto vicina. Un esempio, un array di antenne molto grosso. Un'antenna unica che avrà un'apertura di 20 gradi, cioè 10 più e 10 meno rispetto al centro. Se noi mettiamo 2 antenne, mettiamo 4 antenne, questi 20 gradi diventerà 10 gradi. Il che significa che abbiamo aumentato il guadagno, perché abbiamo portato tutta l'energia in una direzione sola, cioè
Non siamo più come la lampadina che butta del gelo dove non servi, ma solo dove serve. Legato al parametro dell'apertura esiste il parametro della direttività, usata poco o quasi mai sentita dai radioamatori, ma neanche in campo professionale, o dipende. La direttività in pratica è, questo lo risolve nota perché dopo non ve lo ricordo di sicuro, c'è un rapporto tra l'area della sfera di massimo guadagno, quello che vedremo dopo, cioè dove appunto l'antenna irradia la sua massima energia, e quella dell'apertura relativa appunto ai 3 dB. Questo qua significa che l'apertura, quanto più piccola è l'apertura, tanto maggiore è la relatività, ovviamente sono un po' diverso. Poi l'altro parametro è la resistenza della radiazione. È una resistenza virtuale, cioè non potremmo direttamente misurarla, che rappresenta la parte resistiva di quel che è l'accoppiamento, visto prima che era quel simbolo della linea che andava così, poi si apriva, no? Fra l'accoppiamento, fra lo spazio libero e il terminale dell'antenna. Questo può cambiare in qualsiasi momento, perché poi esponendo il tipo dell'antenna, questo tipo di transazione la avrei in modo diverso. Poi lo vedremo di più. Indirettamente, da questa resistenza di radiazione, è possibile quantificare la perdita di energia per dissipazione, cioè quando veramente rendi l'antenna. Altro parametro che il motore non usa. Rendimento antenna che però nei calcoli, tutte le macchine che fa simulazione, tiene conto anche della resistenza caratteristica dello spazio e dell'antenna stessa per capire quanto sia il rendimento dell'antenna. La resistenza caratteristica dello spazio libero, per vostra informazione, ma sicuramente lo sapete, è 377 ohm. Quindi in teoria, se mi volessi trasmettere nello spazio col minimo perdita possibile, dovessi avere un'antenna che come resistenza caratteristica dovesse avere 377 ohm. Pensando agli 50 ohm sui cavi. Però vi affermo lo stesso. Ai 50 ohm non c'è la resistenza caratteristica dell'impedenza. Quello è giusto. Ok, dopo te la racconto. L'altro parametro fondamentale che posso assentare avanti, che non dare per forza di più, delle antenne è il diagramma di radiazione. Sicuramente l'altra volta che avete visto già qualcosa del genere, questo cosa qua, questo è un disegno famoso del libro del Krauss, Antenna. E in pratica il diagramma di radiazione rappresenta l'intensità del campo prodotto dall'antenna nello spazio. In questo caso ho scritto 3D perché questo è tridimensionale, è diciamo così una figata, ma in realtà a noi interessa solo sul piano orizzontale e sul piano verticale. I calcolatori ne permetti però di fare anche tutto l'intermedio, quindi ne dà anche il 3D. Ne permetti quindi di apprezzare il comportamento dell'antenna per vedere per esempio il massimo guadagno, cioè la punta, no? Questo qua, più lontano va questo, vuol dire che il guadagno è maggiore. Perché? Perché la scala, questa qua è una scala in ampiezza, quindi quasi il più alto e quindi più grande. Un altro parametro è l'ampiezza a metà potenza, la famosa apertura del freno, che è questa riga qua, 3dB sotto. Dopodiché abbiamo un'altra indicazione, che sono i lobi secondari, questi qua, questi specie di coni col buco, che ne sono più o meno tanti, questi qua dipende da come è fatta l'antenna. Ovviamente questo è un diagramma di radiazione di un'antenna direttiva, probabilmente un'antenna tipo Yagi da X elementi. Ovviamente se vedi anche questi buchi, cioè queste gole all'interno, che sono le zone nulle, dirà cosa mi interessa questa roba qua. Se voi avete fatto una volta provare a vedere una caccia alla volpe o la ricerca di una stazione, non so, cercare di fare l'inseguimento a un veicolo che sta volando, voi mettete l'antenna e riceve il segnale. Se questa si ferma e voi sotto l'antenna, scoprirete che a un certo punto, nonostante lui sia là e l'antenna sia qua, non vede più niente. Non perché non vede il segnale, ma perché in realtà è cascando all'interno di uno di questi buchi, dove effettivamente l'energia captata dall'antenna è zero, perché in quel caso la fase delle onde, la transazione tra le onde che arriva e la transizione sul cavo è zero, e se è nulla, corrente e tensioni va a zero, quindi voi si dice, ma come lo vedo ma non vedo niente, perché se è nulla. Ok, ovviamente il diagramma di radiazione fatto in due piani è più semplice, questo l'avevo visto l'altra volta, questo è l'interpretazione del diagramma, ovvero come ho detto prima, la zona, questa vuol dire half power bandwidth, l'ampiezza del fascio a
qualità, potenza, e come dicevo prima, cioè questa zona qua, se questo è la massima potenza, che è indicato qua sotto, il massimo guadagno, scusa, questo qua, cioè l'angolo atteso fra questo e questo punto qua, in cui dici che il 50% della potenza bisogna arrivare a quel punto. Quindi la vostra antenna funziona bene da A a quei gradi là, cioè qualunque oggetto che sta all'interno di quel cono là, lo ricevuto perfettamente, dal centro fino a metà. Ok? Altra caratteristica, come abbiamo visto per il diagramma di radiazione, è importante, è quello che ho detto un attimo fa, la distanza fra i nulli, cioè trovare a quanti gradi che sono questi nulli qua, per poter capire sulle radiazioni, quando mi sposto troppo l'antenna, non cascare in una zona in cui è inutile che mi guardo, tanto non arriverà mai niente, non perché l'antenna non funzioni, ma perché proprio perché la funzione in quella zona, che quella è la zona del nulli. Quella zona del nulla qualche volta è utile per discriminare, per esempio facevo una volta un ponte di Trento, e quella zona di nulla, invece che mettere il punto di massimo guadagno su Trento, lo spostavo un poco, ma mandavo in nulla il ponte di Capodistria, e riuscivo a parlare su Trento. Guarda che si trova una serie a qua, ci sono le serie? Fate con l'altro, che ha detto giustamente Ugo, addirittura nel professionale tante volte viene utilizzato la zona del null per creare la possibilità di ficcare un'altra antenna, una frequenza vicina, perché non dargli fastidio alla prima. Per certi versi questa tecnica, ma da ortogonale, viene utilizzata anche nelle modulazioni, quindi non la viene usata solo perché la hobby le palle, ma anche perché la viene usata perché serve, viene sfruttata. E questi lobby del null? No, i punti. Sì, i buchi nulli. Cos'è sempre zero? Poi sarà che li sono molto bassi. Se c'è una nulla, diciamo nulla perché. Più basso zero, meglio zero. È il minimo, diciamo. Molto molto bassa. Certo. Molto molto bassa. Quella che conta e che fa più fastidio, che conta molto di più invece, non è la presenza dei lobi cosiddetti dei nulla, ma la presenza dei lobi laterali. Qualunque antenna, anche una parabola, ha dei lobi laterali. Perché? Perché il problema non è la parabola. Dopo, l'illuminatore. I lobi laterali, cioè quelle cose che porta un sacco di danni, ovvero voi ricevete lo stesso segnale, ma in realtà lo ricevete più basso perché non sei sul polo centrale, ma sul lobo laterale. Questo capita quando, per esempio, che non so, devi seguire una stazione in movimento. Faccio un esempio classico: quando corre via un satellite. Corre di un satellite con l'antenna che ha un sacco di lobi laterali, stai sicuri che non beccherai mai al massimo perché se non si aggiusti, non avrai idea di dove gli è, sicuramente lo senti, ma lo senti molto più basso di quello che avresti potuto ascoltare prima. Un tracking, se no, mentre l'orbita passa, ti prende di cuore che prima. No, se l'antenna dovete notare oppure essere su solo la collineare, chiaramente. No? Quindi questo è un parametro importante. Dopodiché, chiaramente si parlava di impedenza, qua facciamo del lumiro. L'impedenza in realtà è la combinazione resistiva e reattiva che l'antenna presenta sui terminali nella banda operativa. Non a caso se si è marcato di Smith e fa quel ricciolo, perché l'impedenza non è sempre la stessa. No? Che risulta puramente resistiva solo alla frequenza di risonanza dell'antenna, ovvero alla frequenza in cui l'antenna dà la massima trasparenza, cioè riesce a traslare tutta la sua energia al massimo verso la terra. Non a caso dopo vedere che quindi la mano rossa. Sì. Okay. Poi ovviamente l'impedenza determina la presenza di ritorni di energia verso la linea di alimentazione e quindi al generatore, variando il suo valore e variando la frequenza. Questo perché significa che poi se tu hai una misura rossa non troverai mai l'impedenza dell'antenna, troverai solo in quel momento in cui sei meno problematica rispetto ad altre. Il problema è che ad ogni spostamento di frequenza si sposta tutte le fasi e di conseguenza l'antenna non si presenta mai con lo stesso valore di impedenza, quindi né resistenza né reattanza simile. Ecco perché sulla carta di Smith invece di una riga viene un ricciolo più o meno grande, più così. Proprio perché passa a frequenze diverse, non essendo una corrente continua, una corrente alternata che varia nel tempo, quindi variando nel tempo varia sia la sua resistenza sia la sua parte cosiddetta immaginaria, che è la parte reattiva, che può essere parte capacità, parte induttanza, quindi la può essere anticipata, così come la fase, può essere anticipata o ritardata rispetto al segnale originale. Quindi per ottenere comunque il massimo movimento di energia, quello sapremo mai tutti,
deve avere lo stesso valore del generatore, 50 ohm di impedenza, 50 ohm del generatore, ovvero 50 ohm di resistenza del carico artificiale su cui tacchiamo per avere ROS 1-1. Okay? Vediamo. Torniamo un attimo sull'impedenza ancora, no? Questa è una cosa molto importante perché bisogna fare la verifica dell'adattamento fra cavo e antenna. Perché fra cavo e non parlo del generatore? Perché sicuramente noi non riusciremo mai a mettere, se neanche in maniera diciamo teorica, il trasmettitore attaccato all'antenna. Comunque che metteremo 3 mm, 5 cm, un metro di cavetto, di linea, eccetera. Cioè il trasmettitore sarà sempre staccato dall'antenna. Fisicamente l'antenna è un oggetto che, essendo un trasduttore, come detto parlante, che l'amplificatore qua, l'ha detto parlante è comunque un cavo. No? Quindi l'importante è che l'impedenza del cavo vada d'accordo con il generatore e vada d'accordo con l'antenna, cioè tutto il sistema, non parlo dell'antenna sola o del trasmettitore solo, prendo una misura di onda stazionaria attaccata al trasmettitore, prendo una misura di onda stazionaria attaccata all'antenna, scoprirei che non esorgo niente. Io voglio fare la misura dell'onda stazionaria che il trasmettitore fa, oppure la perdita del ritorno, su cui ritorneremo, che è una cosa più complessa. Allora, vediamo. Altro importante fattore è la polarizzazione, vedremo dopo. Noi spesso tendiamo a vedere le antenne montate da TV, montate così o montate così, cioè montate orizzontali o montate verticali. Perché? Perché la polarizzazione è determinata proprio dall'avanzamento del campo elettrico lungo l'asse dell'antenna. Quindi se noi ci avremo come riferimento il campo elettrico, il campo E, avremo tre tipi di polarizzazioni. La prima, che è la polarizzazione lineare, in cui se il dipolo l'elemento radiante è messo in verticale, il campo elettrico sarà verticale, quindi noi saremo con la direzione lineare verticale. Se questo qua lo giriamo dei 90 gradi, lo mettiamo su quello orizzontale, avremo il campo elettrico orizzontale, quindi la nostra antenna sarà sempre lineare che un campo elettrico orizzontale. Se invece il campo elettrico si muove all'interno, diciamo, di due possibilità, o di un cerchio, oppure di un'ellisse, noi avremo una polarizzazione circolare. Perché ho detto un cerchio o un'ellisse? Perché a seconda di come viene irradiata nel campo vicino e poi in quello lontano dal trasduttore antenna, non si è detto che l'antenna riesca a produrre un campo di polarizzazione circolare, cioè in cui il vettore elettrico ruota con la stessa ampiezza su tutto il cerchio, perché questo è importante, oppure lui ruota su questa specie di ellisse, quindi ruota intorno al campo, alla linea principale, ma con ampiezze diverse a seconda se è in alto, se è in metà, se è su e così via. È chiaro che la polarizzazione circolare e la polarizzazione ellittica sia tutti e due circolari, le gira tutto in un senso, poi vedremo come le gira se tutte a destra o tutte a sinistra, ma l'importante è quel che viene considerato il rapporto assiale. Quando il rapporto assiale è 1 a R significa che il campo elettrico mantiene sempre la sua ampiezza in tutto il suo giro, non 0 uguale a 1 in tutti gli altri casi quando 0 a 1 è un campo ellittico. Il senso di rotazione del campo è determinato come senso di rotazione destro, RHCP, cioè sui testi in di dialetto, quando l'antenna, cioè il campo elettrico, visto dall'elemento da brio dell'elemento radiante, cioè dal momento in cui parte l'energia, va in senso orario. Cioè se lui gira come le ricette dell'orologio, guardando dal brio che via così, con direzione destra. Se lui invece dal brio gira dall'altra parte, antiorario, cioè sinistro. Quindi anche l'ha svelato il pomer. Ecco, adesso grande inabissamento sul quello che è una suddivisione delle antenne. Adesso non so quanti di voi conosci tutti questi tipi o quanti di voi dici non conosco niente, ma magari però ho visto un'antenna di questo tipo senza sapere che fa parte di questa famiglia. Le divisioni sono state fatte da altra gente, non le ho fatte vicino, non sono una mia passione personale, ma si definisce come N-files, cioè antenne a emissione sulla fine, cioè che dà fuoco alla fine, antenne a loop, i poli, stubs, che sono delle antenne, diciamo così, particolarmente che sembra più corto, delle antenne slot a taglio e le aperture. Queste sono le famiglie principali.
al di sotto di queste famiglie principali alcune che hanno delle ramificazioni notevoli, sono molto prolifici, quelle che non lo vedono sicuramente le loop e non cambia, perché le loop la cassa tutti su un anello e quindi basta. Mentre End Fire, Dipoli, Status, in particolare le slot e le aperture, ha una sottofamiglia notevole. Okay? Per quanto riguarderemo adesso, cercheremo di vedere almeno quel che è di alcune famiglie, le parti più, non più note, non posso dire più note, ma piuttosto più alla portata della possibilità che uno può incontrarle. Cominciamo subito dalle End Fires. Comincio subito dalla più difficile, perché così dopo me la dimentichè e mi sono contento. Questa è una antenna che probabilmente pochissimi hanno visto, però è una antenna che funzionava fino a poco tempo fa. È un'antenna che in realtà è la Polyrod, ed è una specie di tubo, cioè di cofilato di plastica particolare, infilato dentro una guida d'onda. E l'effetto che ha, in pratica, il viso è semplicemente un dielettrico e produce l'equivalente di un'antenna direttiva, perché fa in modo che il campo elettrico e magnetico prodotti dalla guida d'onda qua vengono convogliati attraverso la sua struttura molecolare. Ripeto, si può utilizzare adesso, una volta la veniva utilizzata come lanciatore delle parabole, che era facile fare. Chiaramente la direzione dell'energia si guidava dal dielettrico, più lungo di questo qua, chiaramente quella era la direzione dell'antenna. La banda si relativamente stretta per essere una guida d'onda 0-1-1, quindi un'antenna molto stretta. Ecco il motivo per cui era usata per l'illuminazione delle parabole. La direttività, e adesso vi dico sotto anche la direttività, se vi ricordate. Il principio della direttività è circa 6 volte L, che è la lunghezza dell'elemento lanciatore su lambda. L'ho messo perché così poi avrete dei termini da paragone fra le varie antenne. Chiaramente quella più conosciuta fra le Endfires è la Yagi UDA, perché anche UDA l'ha fatta, non solo Yagi, quindi siamo sempre Yagi, ma anche UDA. E in realtà è lo sviluppo di un dipolo in cui la direzione dell'energia è guidata da una serie di elementi parassiti. Da 1 a n. La banda in questo caso è stretta, un po' come quella del polirod prima che sto volendo fare, da 1 a 1. E anche in questo caso, come vedete, la direttività è sempre volte, 6 volte la lunghezza totale dell'antenna sulla lunghezza d'onda a cui l'antenna lavora. Questo è come è nel principio, quindi non sono una roba molto elevata. Allora, non entro nel merito adesso di parlare di questo, però queste qua le fatte con un elemento riflettore. Un elemento radiante, la Vivaldi, di cui dobbiamo parlare altra volta, quindi non avevo la palla, e di cui Ugo per far vedere un esempio. E chiaramente questa è un'antenna larga banda, e un'altra è Gesell Abauti, che probabilmente che voi avrete visto, perché su qualche cosa di internet, che proprio su fare ricerca di radiomodellini, di quelle robe là, monta questa antenna qua. La particolarità di questa antenna sta nella sua larghezza di banda, 6 volte 1, 6 a 1, e la direttività bassa. Comunque lega una particolarità a tutte e due, questa la Vivaldi più di tutto, che è un'antenna che spara esattamente in questa direzione, mentre questa si comporta quasi come un dipolo, però messa qui a un riflettore, lega tutto davanti, applicazione standard. Questa è molto, molto usata per esempio per fare misure di larga banda sui circuiti, sulle prove di interferenza elettromagnetica. Perché? Perché la SE larga banda, dove la SE, se ti noti la scherma su una parte, la SE come un dipolo, quindi una ciambella, quindi la SE è in grado di ricevere tutto, quindi con un'apparecchiatura che deve essere sottoposta a verifiche di compatibilità elettromagnetica, quindi ascoltata con un'antenna del genere, con questa Bauti, non fatta direttamente così, invece dei triangoli pieni, degli elementi che fa finta di riempire il triangolo. La Vivaldi invece si è utilizzata molto adesso, se prendete in giro vedere, con il discorso del software defined radio. Tutti quelli che ha l'SDR, che vuole andare ad ascoltare la VSD, la trasmissione dei aerei, oppure che vuole andare ad ascoltare Outernet, oppure che vuole andare ad ascoltare comunque traffici a frequenza elevata, non può andare con un'antenna Yagi per 1090, un'antenna per i 1500 MHz, 1150, uno per i 1200, si monta. Se compro la Vivaldi, si attacca quella e fino a 12 giga la tua SDR va e ascolta tutto. Perché ha questa caratteristica deve essere una linea di trasmissione che qua viene alimentata, vedete qui ho scritto ZA,
se basta, per l'impedenza della stella, perché è collegata qua. Questa linea che esci è fatta in modo da essere due volte la lunghezza d'onda della frequenza